prima uscita pubblica per il coordinatore isolano di Fratelli d'Italia Maria Grazia Di Scala, un tour estivo per ricordare agli italiani questi 10 mesi del governo Meloni. Siamo a Ischia, il governo ci deve stare vicino, abbiamo tante problematiche e difficoltà da vincere, una su tutto, partiamo da quella che più ti riguarda da vicino anche per la professione che svolgi, quella della giustizia. Sì, sicuramente questo tour estivo è un primo punto di partenza, che è soltanto un piccolo step per iniziare a muovere un po' le acque e a formare un po' di destra sul territorio isolano. Abbiamo bisogno estremo della vicinanza del governo dopo gli eventi che ci hanno colpito a novembre scorso, tra un po' si avvicina l'anniversario del terremoto, siamo a 6 anni con una ricostruzione, 6 anni ormai dal terremoto, con una ricostruzione ancora ferma al palo, e speriamo che adesso finalmente si partirà. È importante per questo la vicinanza di un governo che con riferimento a quello che ci hai detto in relazione al tribunale, anche il 31 dicembre si avvicina, è un governo che dovrà esserci vicino a mantenere gli impegni assunti con il sottosegretario Del Mastro, che ci ha promesso e garantito la stabilizzazione del tribunale. Torneremo quindi all'attacco con lui non appena finito questo scorcio di estate, e spero anche di vederlo prima per qualche giorno di vacanza che si concederà sull'isola per sollecitargli la risoluzione di questo problema. Hai girato i comuni dell'isola, ormai c'è un responsabile di Fratelli d'Italia per ogni comune, questo tour proviamo a tracciare un bilancio. È un bilancio estremamente positivo perché c'è fortissimo entusiasmo, non sono sicuramente indicativi questi banchetti che abbiamo promosso comune per comune, perché significano poco, soprattutto in estate quando sono tutti impegnati, ma sono significative le telefonate che ho ricevuto, le richieste di contatto, la voglia di tesseramento anche, quindi di una appartenenza chiara ed espressa ad una destra che va ricostruita, e quindi noi andremo avanti per questa strada con un bilancio che mi sento dire assolutamente positivo e sarà ancora più positivo. Avevamo letto in una tua intervista che vicino all'apertura di una sezione a Forio intitolata Vincenzo Savarese. Sì, sicuramente sarà il primo passo che faremo in quel di Forio, ma non ci fermeremo lì perché vorremmo aprire 2-3 sedi sull'isola, anche per consentire un po' di spostamenti logisticamente logici. E, sicuramente partiremo da Forio, lo merita la figura di Vincenzo Savarese, a cui va assolutamente intitolata quella di Forio, però ripeto, lo faremo anche a seconda del numero dei tesserati, perché se avremo molti tesserati anche negli altri comuni dell'isola è sicuramente meritevole l'intenzione di aprire sezioni di partito come si faceva una volta, perché sono convinta, resto sempre più convinta, che anche nelle elezioni amministrative occorra presentare liste con simboli di partito per fortificare quel senso di appartenenza che alla fine ognuno di noi ha, e basta con queste liste civiche, insomma.